www.maurizio.poli.it, il lascito solidale. Sì, sono circa 5 milioni e mezzo di italiani che nel testamento lasciano un lascito solidale a favore di un ente no profit o di un'associazione di beneficenza, benefica. Quindi sono quasi 6 milioni di italiani, si tratta del 21% delle persone che fanno il testamento. È un'indagine fatta da Ometra, del Comitato del Testamento Solidale. Quindi è un dato oggettivo della fotografia del paese nell'ambito del testamento solidale. Dice, ma il lascito solidale è uno strumento alla portata di tutti, grazie alla possibilità di lasciare traccia di sé nel futuro, sostenendo i progetti che sono più affini alla propria identità. Nel nostro ordinamento, più di quello anglosassone, ha a cuore la tutela dei diritti della famiglia e per garantire poi la famosa legittima. È possibile destinare infatti attraverso il testamento, che rimando ai video che ho fatto, testamento all'orfo, dal notaio, pubblico o segreto, una parte piccola o grande che sia della quota disponibile del patrimonio a soggetti o a progetti di solidarietà sociale. È un gesto semplice, non vincolante, che può essere ripensato finché si è in vita, e di modificando in qualsiasi momento senza che vengano così in alcun modo lesi i diritti legittimi dei propri cari e dei propri familiari. Quindi il testamento come arma del durante me e soprattutto del dopo di me per quanto riguarda le mie volontà che posso esprimere riguardante il patrimonio. In questo caso, nella prima quota disponibile. Vi riporto qui l'articolo. Una buona lettura e alla prossima.